Eccoci nuovamente a voi con i risultati. Ci eravamo lasciati dicendovi che vi avremmo dato i risultati dagli altri campi e così è, prima di tornare in cronaca diretta. A Roma, Pinetina, Montegridolfo, il punteggio è di 3-1, mentre a Montecatini è Montegranaro che sta vincendo 3-1, quindi Montecatini 1, Montegranaro 3. A Treviso ancora un 3-1, questa volta a favore dei padroni di casa, Monastier 3, Rinascita Modena 1. A Colbordolo siamo fermi sul 3-0, ancora non è terminata la seconda terna, quindi Colbordolo Boville 3-0. Qui all'Aquila il primo turno, per chi ci ha seguito, era terminato sul punteggio di 3-1 in favore della Quindi 3-1 per Ancona 2000 che, dicevo, ha concluso il primo turno a suo favore Ancona 2000. Noi adesso andiamo in cronaca diretta per questo secondo turno. Siamo sul campo dove sta giocando la coppia Savoretti di Nicola Giuliano. Sullo sfondo vedete Patrignani e Capellacci, e quindi vi proporremo questa partita, questo set per il momento, mentre nell'altro campo è la formazione di Ancona 2000 con Manuelli e Cesini contro Sebastiano Barbieri e Marco Di Nicola. Il punteggio subito vede i padroni di casa condurre per 3-0, quindi Sebastiano Barbieri e Marco Di Nicola su Manuelli e Cesini conducono per 3-0. Vediamo questo tiro di volo da parte di Andrea Capellacci, che non si smentisce ancora e colpisce e realizza 3 punti. Quindi in entrambi i campi, dopo la prima tornata, Ancona 2000 conduce 3-0 con Patrignani Capellacci su Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola, mentre 3-0 conducono i padroni di casa dell'Aquila contro Cesini Manuelli. Ed eccoci qua, vediamo Federico Patrignani che si appresta all'accosto, pallino al limite, al tiro massimo, mentre sull'altro campo vedete il tiro è abbastanza agevole, perlomeno abbastanza vicino, ottima la boccia, ottima la giocata di Patrignani. Vediamo se Giuliano Di Nicola potrà far meglio. In questa inquadratura vediamo entrambi i campi e notiamo che Cesini riesce a prendere questo punto, mentre Giuliano Di Nicola sembra ben tirata questa boccia e prende il punto. Vediamo un po' anche il tiro di Marco Di Nicola in questa circostanza, tiro di volo, colpisce Di Nicola mentre torniamo sul campo inquadrato in precedenza e il campo in cui noi vi riprenderemo in diretta, mentre questa giocata
forse pensata bene, ma giocata male da parte di... Forse è la prima volta che sbaglia Andrea Cappellacci. Prova nuovamente, non so se questa volta tirerà il pallino, ha cercato di tirare la boccia del punto con il salto, portandola molto avanti. Quindi il gioco è valido, ha tirato il pallino in questa circostanza. Realizza il punto a fondo tavola, forse sì, forse no. Ripeto, 3-0 per la formazione dell'Ancona 2000 in questo campo, mentre nell'altro campo conduce la Virtus L'Aquila 3-0. Appunto, prima, anche se Cappellacci in una prima aveva probabilmente pensato che il punto fosse preso, quindi ultima boccia per i giocatori dell'Ancona 2000, mentre tre ne hanno i giocatori della Virtus L'Aquila. Giuliano Di Nicola, mentre in quest'altro campo vediamo Manuelli che lancia il pallino e di conseguenza ha raccolto un punto. La formazione di Ancona 1-3 nel campo attiguo, punto preso per la Virtus. Due punti, ancora una boccia per Mirko che ha la possibilità di pareggiare. Vediamo un po' il punteggio, sono tre punti, quindi punteggio è in perfetta parità, tre pari. Ora è Giuliano che prova nuovamente l'accosto e dopo una prima tornata per loro sfavorevole sono tornati prontamente in partita, anche se non si può dire proprio in questa maniera, ma alle volte sa partire 3-0 su un set che si può vincere agli 8 punti, è già quasi metà partita, metà set. Tre pari, Andrea Cappellacci è andato a vedere il gioco. Pallino è leggermente oltre la boccia, quindi dovrebbe tirare di volo la boccia. Vediamo un po'. No, tira di raffa. Quindi ha dichiarato il pallino, anche se ha colpito la boccia, ha mosso il pallino e quindi gioco valido. Gioco a fondo campo, punto per Ancona 2000. Non sembrano d'accordo Savoretti e Giuliano Di Nicola sul gioco da farsi. Vediamo.
poi decide sicuramente era l'idea migliore, quella di andare a punto. Non prende il punto e Mirko ha già dichiarato forse alle volte quando ci si parla, ci si pensa su cosa da fare, si pensa troppo, anche il gioco stesso non dà, non viene, le decisioni vanno prese sicuramente con più, oserei dire, presa la decisione, deve essere tale e spontanea, quando si parla troppo alle volte appunto è più facile sbagliare. Vediamo un po' questo tiro da parte di Cappellacci, sotto la sponda, tira la sua per cercare di far gioco e ci riesce. La tavola di fondo non dà tanto e quindi riesce a portar via la boccia del punto, ma non sappiamo se, ecco, sembra che dica che il punto è di quella Andrea Cappellacci. Ancora una bocciata rallentata. Era la boccia che Federico Patrignani avrebbe dovuto tirare, quello era il gesto da parte di Cappellacci. Riesce la bocciata, in quanto il punto, vedete, è di Ancona 2000. Una boccia per Mirko Savoretti e una boccia per Federico Patrignani. Il punteggio è di 6 a 1 nel campo dove stanno giocando Barbieri e Marco Di Nicola, stanno vincendo 6 a 1 su Cesini e su Manuelli. Cambiando campo, Cesini sbaglia qualche boccia, ecco perché il punteggio vede abbastanza in vantaggio. Ottima la bocciata da parte di Savoretti che toglie il punto, una boccia per Patrignani, punteggio tre pari su questo campo, mentre 6-1 conduce l'Aquila, vediamo se riusciamo a mantenere questa inquadratura, la bocciata di volo di Manuelli, eccolo là, però sposta il pallino, poi è il discorso che facevo in precedenza, nei momenti in cui si gioca bene, anche il gioco alle volte, al 90% direi, ti dice in pratica. In questa circostanza, vedete, stanno perdendo 6 a 1 e qualche errore lo hanno fatto sicuramente, e anche nelle bocciate, anche colpendo, avete visto, hanno caricato il pallino e quindi la fortuna, chiamiamola così, non è dalla loro parte. Vediamo l'ultima boccia da parte di Patrignani che va al tiro. A lui proprio gli va bene, oltre ad aver colpito, mi sembra che abbia realizzato due punti, anche se Giuliano Di Nicola dice all'arbitro che il secondo punto non è attribuibile ad Ancona 2000. Vediamo adesso. Quanti punti o due punti, erano comunque due punti, Ancona 2000 si porta in vantaggio per 5 a 3, ripeto che sta conducendo nel computo dei set 3 a 1. Ripeto i punteggi dei primi turni dagli altri campi a Roma. Pinetina Montegridolfo 3 a 1,
Montecatini, Montegranaro 1-3, Monastir Rinascita 3-1 e a Colbordolo, fino a pochi minuti fa, ancora non è terminata la seconda terna, ma comunque Colbordolo conduceva per 3-0 su Beauville. Punto abbastanza largo da parte di Ancona 2000, ma dovrebbe aver preso il punto Giuliano Di Nicola, ma sempre abbastanza largo. Comunque l'arbitro va alla misurazione. E il punto è fatto. Vedete Federico Patrignani che non dovrebbe avere difficoltà a fare meglio, il gioco è molto molto largo, anche se è sullo, vedete la borsa sta scendendo, forse può aver fatto due punti come nessuno. C'era tanto spazio lateralmente, però facile a dirsi. Il punto è preso e vediamo Savoretti che va a avvicinare il gioco. Anche qua ci potrebbe essere la possibilità di passare tra la tavola laterale e la boccia verde. Vediamo nel frattempo in quest'altro campo, ultima boccia di tornata per Barbieri, c'è un punto a terra per Ancona 2000, ma colpendo quella boccia c'è la possibilità di fare partita per Sebastiano. Vediamo un po' in questa, ecco, lo vedete Sebastiano? Sta dichiarando il pallino, ma lisciando il pallino potrebbe prendere anche la boccia sua. Comunque vediamo un po' questo tiro rallentato di Sebastiano Barbieri che non colpisce, lascia il punto, lo vedete sconsolato, ma chiedo alla regia di tornare sull'altro campo in quanto, ecco, vediamo Mirko Savoretti pronto alla bocciata. Dovrebbero essere tre pezzi e sicuramente Mirko tirerà sotto mano. Vediamo un po', la boccia sua torna indietro addirittura, realizza un punto, anzi sono due punti, però rimane la boccia di vantaggio all'avversario, che in questa circostanza è Cappellacci. La boccia di vantaggio è per i padroni di casa, ci sono due bocce a fondo tavola di Federico Patrignani, quindi vantaggio per Savoretti Di Nicola, il punteggio è di 5-3 per Ancona, qui potrebbe avere la possibilità Mirko se colpisce. Colpisce, porta la boccia a fondo campo e questo non è male, in quanto se avesse fatto un altro fermo ci sarebbe stata la possibilità da parte di Cappellacci di tirare il pallino e perché no, avrebbe potuto prenderlo compromettendo un po' l'incontro per Ancona 2000, per la Virtus L'Aquila. Prende ancora il punto Cappellacci. Ora
dovrebbe colpire una delle poche bocciate, anzi direi la prima, da parte di Giuliano Di Nicola, che colpisce bene, nonostante nella terna abbia fatto il puntista, e questa è la sua prima bocciata. Dovrebbero essere 2 punti, e invece no, sono 1 punto, e quindi 4 per Virtus e 5 chiama Ancona 2000, mentre l'altra coppia conduce 6-2 l'Aquila. Vediamo Giuliano, tiro corto sotto sponda, 4-5, punteggio 1-3 per Ancona 2000. Rischiata questa boccia, molto rischio da parte di Giuliano Di Nicola. Sembra intenzionato a tirare il pallino Capellacci, colpisce il pallino, vediamo a fondo campo come vanno ad unirsi, pallino e boccia, pallino colpito poco e quindi ha subito colpito la sponda laterale sinistra, andando ad avvicinarsi parecchio alla boccia del punto. Vedete quest'ottimo punto? Questo è Manuelli che toglie la boccia pulita, lo vedete che sta tornando sui suoi passi, ci alterniamo da un campo all'altro, anche perché siamo in grado di farlo, in campo lungo si riesce a controllare entrambi i campi, anche se non si riescono a vedere punti buoni. Vediamo questo accosto di Giuliano Di Nicola, prende un punto molto molto bravo Giuliano in questa circostanza, un punto da 25-30 a fondo tavola. Vediamo il tiro da parte di Cappellacci, guardate che giocata, la boccia passa addirittura dietro la boccia, dietro il secondo punto. La sposta leggermente, ma che comunque rimane sempre un ottimo punto. Ancona 2000 raccoglie ancora un punto con Cesini Manuelli che si porta sul 3-6. Ecco inquadrato i due tabelloni, mentre al centro sono i set a favore di Ancona 2000. Al tiro Savoretti. Bella, bella bocciata. Punto preso. Hanno la possibilità di tirare anche con una giocata, un tiro rallentato, vedete sulla sponda sinistra la prima boccia è quella di Ancona 2000 e quindi c'è la possibilità, vedete anche il capitano Cesini che sembra consentire con il capo nel tiro di quella boccia sotto sponda. Vediamo un po' se sarà così. In effetti Patrignani tira la boccia sotto sponda, può realizzare anche 2 punti. Vedete? Ha toccato la sponda prima. E quindi aveva fatto un ottimo gioco. Però, boccia nulla, ultima boccia per Ancona 2000. Questa volta non va, quindi punto a terra e una boccia in mano per Savoretti.
questo punto sono 5 pari, se inserirà il secondo punto si porterà in vantaggio per 6-5. Buona, e quindi 2 punti, passa nuovamente in vantaggio. L'Aquila 6-5, mentre il punteggio è fermo sul 6-3 nell'altra corsia, sempre a favore dell'Aquila, che già conduceva 6-1. Ottima boccia giocata da Giuliano, solita sponda. E dovrebbe tirare il pallino in questa circostanza, si sembra Capellacci. Colpito il pallino, quel tanto che lo fa tornare dalla sponda opposta, cioè colpisce, va sulla destra e poi torna sulla sinistra. Punto abbastanza grande, in questo momento Giuliano Di Nicola sembra giocare meglio che in precedenza, anche se ha sbagliato poco, bisogna dirlo, e però sta giocando ad altissimi livelli in questo momento. Vediamo la seconda bocciata di Cappellacci, questa volta vediamo un po' come va a finire, il pallino se ne va dall'altra parte, fa il punto, ma il punto è abbastanza agevole per essere preso. Ma Savoretti ci sta pensando e non ha fretta. C'è una bocciata di Marco Di Nicola in quest'altro campo. Molto buona e una boccia ancora da giocare per Manuelli, una per Barbieri, però vediamo il campo dove stanno giocando Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. Ricordo il punteggio 6-5 per l'Aquila e 6-3 nell'altro campo, sempre per l'Aquila. Buona la giocata di Mirko. Ora boccia di vantaggio per Ancona 2000 ed è Patrignani che va al tiro. Tira abbastanza forte, realizza 2 punti, ancora abbastanza largo, ma sono sempre comunque 2 punti.
Nel frattempo abbiamo chiuso un attimo perché ci è arrivato il risultato definitivo del primo turno da Colbordolo, quindi è terminato adesso il primo turno da Colbordolo. E la seconda terma vinta per 8-7, come l'altra era stata vinta per 8-7 da Colbordolo, questa è stata vinta da Beauville, quindi si conclude per 3-1 a Colbordolo e a favore di Colbordolo il primo turno. Torniamo qua in cronaca. E Savoretti, abbiamo visto che la boccia ha toccato tavola con l'ultimo, lasciando 2 punti e 3 punti in questa circostanza, che dà la vittoria di questa prima coppia, dà la vittoria ad Ancona 2000, che si porta sul 4-1. È stato un errore madornale, direi, però nel gioco ci sta. Anche se avesse preso il punto, aveva sempre comunque la possibilità, molto più difficile direi, di far partita a Patrignani, ma è stato facile in questa circostanza per lui, in quanto Mirko con la seconda boccia è andata a tavola.